Ci stiamo occupando da un po' di tempo a questa parte di Via Lama. Abbiamo parlato già di Via Primule, ora ci stiamo soffermando su Via San Domenico. Tante carenze, tante deficienze strutturali e oggi parliamo di asfalto. In effetti, in questo tratto di Via San Domenico a Lama, siamo a Taranto ovviamente, c'è da dire che l'asfalto si trova in condizioni davvero penose. È un puzzle, è un abito di Arlecchino. Per capirci, toppe toppe, e qualcosa di asfalto si è avuto, seppur rappezzato, grazie ai vari interventi a saltelli, ora dell'acquedotto, ora dell'Enel e così via. Ma mai l'amministrazione comunale ha fatto ex novo, ha fatto completamente, ha proceduto appunto a rifare il manto stradale. Nulla di tutto questo. Lo vedete a pezzi, toppe, 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 e poi la cosa assurda è che proprio sui fianchi, ai lati della strada, del manto stradale, ci sono proprio dei tratti che non sono stati minimamente asfaltati mai ab origine e praticamente si trovano in terra battuta. È davvero pazzesco se si considera che proprio su questa terra battuta si trova anche una fermata dell'autobus, una fermata dell'AMAT. L'ennesimo caso di fermate dei bus disgraziate, perché non hanno una pensilina, perché si trovano praticamente sulla terra, non sull'asfalto ma sulla terra battuta, tra il fango e le sporcizie varie. Io mi domando, ma signor sindaco Stefano, assessore Lonuce, ma questi cosa sono? Questi gli abitanti di Via San Domenico cosa sono? Poveri disgraziati? Sono cittadini di serie B? Ma non pagano le tasse? Non avete chiesto anche a loro il voto? Tanto era dovuto da Via San Domenico Lama, una delle tante lande desolate dell'altrettanto desolata Taranto. We'll be right back.